Pisa, Monza termina 3-4. Il Pisa perde contro il Monza questa partita di Serie B, dove il Monza viene ad essere promosso in Serie A. A segnare i tre gol per il Pisa è stato Ernesto Torregrossa al primo di gioco, quasi subito Hermansson al 9 del primo tempo e Giuseppe Mastino al 90°. Quindi due gol nel primo tempo, un gol nel secondo. I primi gol praticamente nei primissimi minuti di gioco, l'ultimo nella parte finale della partita. Per quanto riguarda invece il Monza, i quattro gol sono stati a firma di Makin al 20° del primo tempo, Gikaer al 79° e al 101° del secondo tempo ed infine Luca Marrone al 96°, quindi 3 nel secondo tempo, 1 nel primo tempo a firma di José Makin. Partita veramente pazzesca per il Monza, che ha galoppato dal primo minuto di gioco fino all'ultimo. Una partita che di per sé forse era giudicata, era etichettata, bollata come complicata e difficile, ma in realtà è andata molto bene per il Monza, che ha saputo ottenere un risultato di misura, elevato, piacevole, ma soprattutto capace di orientarsi nella maniera più corretta e più buona che ci sia. Il Monza dunque strappa una vittoria meravigliosa al Pisa e ottiene matematicamente parlando la promozione in Serie A. E complimenti dunque al Monza di Berlusconi, che è il patron di questa formazione calcistica per eccellenza, che adesso vede la luce negli albori della Serie A. Iscrivetevi se vi va al mio canale YouTube, Narratore Italiano, commentate, fatevi sapere cosa ne pensate, datemi le vostre opinioni, tengo ad averle. Un salutone caro da Leandro, Narratore Italiano.